Siamo tornati alla routine, al lavoro, le scuole, insomma, e tutti noi siamo un po' partiti con il buon proposito di alimentarci in maniera sana. Perché? Perché anche affrontare il cambio di stagione mangiando in maniera sana ci può aiutare a sentirci anche meglio. E allora vi voglio proporre una base che potete preparare, anche più basi, per fare una colazione sana tutte le mattine. Vi faccio vedere come si prepara. Allora, mettiamo 2 cucchiai generosi di fiocchi d'avena in una coppetta. Potete anche utilizzare un barattolo e mezzo cucchiaio di semi di chia. In questo modo noi otteniamo una base ricca di fibre, altamente benefica per la funzionalità dell'intestino, perché i semi di chia a contatto con i liquidi si trasformano in un morbido gel benefico per il benessere dell'intestino. L'avena è ricca di fibre e aiuta anche a, diciamo, nel controllo del colesterolo. Che cosa andiamo poi a mettere? Come vi dicevo, una parte liquida. Io qui ho utilizzato un latte vegetale, ma potete anche optare per del latte vaccino. E andate proprio a coprire i vostri fiocchi d'avena e i semi di chia e poi mescolate. Mescolate e coprite. In questo modo mettete in frigorifero. Potete anche preparare, diciamo, 3 basi uguali e poi le utilizzerete nei 3 giorni successivi, perché 3 giorni in frigorifero non accade nulla. L'acqua, diciamo, la parte liquida, verrà totalmente assorbita e quindi voi otterrete proprio una base più solida. Eccola qui, vi faccio vedere delle opzioni. Qui abbiamo fatto, ecco qui la base, vedete? È diventata proprio solida e abbiamo aggiunto uno strato di yogurt, potete optare per dello yogurt magro ma anche dello yogurt greco, e sopra ho messo frutta fresca, in questo caso melone, e frutta secca, mandorle. Perché? Perché sia frutta fresca che frutta secca sono alleate del nostro benessere. La frutta secca è ricca di cosiddetti grassi buoni, benefici anche per il benessere della pelle, e questa qui è una colazione sana, gustosa, che potete appunto preparare la mattina. Basterà aggiungere un pochino di yogurt e un pochino di frutta già tagliata, eccola qui, e la vostra colazione è pronta. Un'altra opzione, eccola qui, come vedete sempre fiocchi d'avena e semi di chia che abbiamo lasciato appunto a riposare in frigorifero, uno strato di yogurt e qui ho messo del kiwi con delle nocciole tostate con la pellicina, perché la pellicina anche quella va tenuta, perché anche quella è benefica. Altra opzione, sempre base di fiocchi d'avena e semi di chia, yogurt, e qui ho utilizzato della pesca bianca che è diuretica e drenante, ricchissima di vitamine e sali minerali, e granella di mandorle. Ecco qui quindi 3 colazioni sane per iniziare bene la giornata.